Celebriamo la Santa Messa alla Madonna del Rosario per la protezione e la custodia degli offerenti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per partecipare degnamente a questa celebrazione, in questo 21 dicembre, in preparazione alla grande solennità del Santo Natale, con umiltà dinanzi a Dio riconosciamo tutti i nostri peccati, esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Esaudisci con bontà le preghiere del tuo popolo, o Padre, perché coloro che si rallegrano per la venuta del tuo Figlio unigenito nella nostra carne possano aggiungere il premio della vita eterna quando verrà nella gloria. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Cantico dei Cantici. Una voce, l'amato mio, eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella o ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Parola di Dio. Ripetiamo insieme, cantiamo al Signore un canto nuovo. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa 10 corde a Lui cantate. Cantate al Signore un canto nuovo, con arte suonate la cetra e acclamate. Cantiamo al Signore un canto nuovo. Il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Beata la nazione che ha il Signore come Dio, il popolo che egli ha scelto come sua eredità. Cantiamo al Signore un canto nuovo. L'anima nostra attende il Signore. Egli è nostro aiuto e nostro scudo. È in Lui che gioisce il nostro cuore.
Nel suo santo nome noi confidiamo. Cantiamo al Signore un canto nuovo. O astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia, vieni, illumina chi giace nelle tenebre e nell'ombra di morte. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, dal Vangelo secondo Luca, gloria a te, o Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrando nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore gli ha detto». Parola del Signore, lode a te, io Cristo. Deliantur nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Mancano pochi giorni a Santo Natale, quindi lunedì, e la liturgia di oggi ci invita a meditare sui passi del Vangelo in preparazione proprio a Santo Natale, i cosiddetti Vangeli dell'infanzia di San Luca. E oggi si parla del grande evento della visitazione. La Madonna, dopo l'annuncio dell'Arcangelo, decide di andare da sua cugina Elisabetta, ormai incinta, ha bisogno di aiuto, 6 mesi. E quindi, ecco, la carità spinge alla Madonna, soltanto la carità, per aiutare una donna anziana, sua cugina era molto avanzata nell'età, miracolosamente è rimasta incinta e sa quindi di questo miracolo grande. Subito va e si mette in viaggio. La Madonna aveva circa 14-15 anni, si trova a Nazareth, siamo a nord della Terra Santa, verso le prese del lago di Genesaret, il lago di Galilea, e si mette in cammino con le carovane, perché così si viaggiava in quei tempi, a causa dei briganti, bisogna viaggiare insieme con la prima carovana disponibile. E ha percorso a piedi, aveva soltanto quindi 14-15 anni, 120 chilometri, 3-4 giorni di viaggio per andare da sua cugina e arriva presso Gerusalemme, verso la zona montuosa. Si va verso in alto, verso 800 metri di quota, perché la città in cui è avvenuta la visitazione è dei pressi di Gerusalemme, una frazione, un distretto di Gerusalemme, Ein Karin. E qui, ecco, avviene questo famoso incontro. La Madonna giovanissima lì, e la Santa Elisabetta, come la vede? Piena di Spirito Santo, ha una luce di Dio, dono della profezia. Chi è il profeta Nebi? È colui che parla in nome di Dio, come Padre Pio. Ti guardava e ti faceva la radiografia dell'anima, e uno su tre cacciava fuori, compresi i sacerdoti, dal confessionale, perché ti vedeva dentro, vedevo com'era la tua anima, se era umile o pieno di sé. E faccio tutto per vanagloria o per la gloria di Dio? Per quale motivo agisci? Per quale motivo fai la carità? Per ricevere l'applauso della gente come fanno i massoni? O lo fai per dare gloria a Dio? Se lo fai per te o per ricevere la gloria degli uomini, non hai guadagnato niente davanti a Dio. Allora dirà Gesù nel Vangelo, quando fai la carità, fai le tue elemosine, non sappia la tua sinistra che è invidiosa, quello che fa la tua destra, affinché tu non perda ogni ricompensa, ogni merito davanti a Dio. Fallo nel nascondimento. La Madonna si mette subito in cammino, e come Santa Elisabetta la vede, quindi pieno di Spirito Santo, con dono della profezia, sa ciò che è in lei. Quelle bellissime parole.
Elisabetta ha bene quindi usato il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. I padri della Chiesa nel commentare qui si dicono che in quell'istante San Giovanni Battista nel grembo di Santa Elisabetta ha sentito la presenza di Gesù in Maria. E di fatto dirà Santa Elisabetta, a che debbo che la madre del mio Signore già sa che in Maria c'è il suo Signore, c'è Dio fatto uomo. Come fa a sapere? Il dono della profezia. Un dono è autentico, sono due dei carismatici, quando ci sono i frutti, dai frutti si riconosce l'albero. Se non ci sono frutti soprannaturali, frutti di santità, di virtù, quel dono viene da Satana. Se viene la menzogna, del risentimento e del rancore, se sei un impuro, guardi pornografia, sicuramente quel dono viene dallo Spirito Santo, ma viene dal principe delle tenebre. Se sei una persona adulta, viene da Asmodeo. Se sei un vanitoso, da altri spiriti immondi, e così via. Elisabetta quindi fu colmata di Spirito Santo, quindi la Madonna si mette in viaggio, fa un grande sacrificio per andare verso Gerusalemme, che si trova a 800 metri di quota, si va verso in alto, verso una zona montuosa, si sale dalla zona bassa della Galilea, nei pressi del lago, verso la Giudea, verso sud della Terra Santa. Esclamò quindi a gran voce, urla Santa Elisabetta, benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo grembo, che non è opera di uomo, ma va da Dio, che l'ha resa feconda del figlio di Dio. A che cosa devo che la madre del mio Signore? Quindi Santa Elisabetta già sa che in Maria c'è Dio. C'è una persona divina. E questo fa comprendere che già al primo istante del concepimento, nel nostro grembo c'è già presente la persona. E questo contro l'aborto, che è un grave crimine, un peccato che grida vendetta dallo Spirito di Dio, che tira la scomunica perché è ucciso una creatura, che nel momento in cui viene concepito, già Dio crea l'anima, al primo istante del concepimento. Dopo, dopo tre mesi, come dicono alcuni filosofi, dove si è più o meno si è formata la persona, tutti i vari organi. No, dal primo istante l'aborto, come la pillola abortiva, è un peccato grave, mortale, sotto pena di scomunica. E lo dice Santa Elisabetta, che debbo che la mia madre, che sono passati poche ore, pochi giorni dall'annunciazione. E allora esulta. Anche San Giovanni sente la presenza di Gesù in Maria, per cui si esulta e viene santificato, viene giusto e viene liberato dal peccato originale, grazie alla presenza di me che è la mediatrice di tutte le grazie, perché Gesù è la fonte di tutte le grazie, e che lei ha Gesù. Dove arriva Maria, arriva anche Gesù. Sono inseparabili, dice il Papa Beato Pio IX, ineffabilis Deus. Uno dunque decreto dell'eternità. Gesù è redentore e Maria è la corredentrice perché ha partecipato in maniera tutta speciale all'opera della redenzione come madre. Madre che totalmente si è offerta per la salvezza degli altri, ha offerto il suo dolore. Cristo ci ha redenti con il suo sangue, Maria ci ha corredenti con le sue lacrime. Inseparabili, dice il Beato Pio IX, Papa San Giovanni Paolo II, nel suo Catechesi, e la madre corredentrice, il Padre Pio nel suo epistolario, nel terzo volume, parla della madre corredentrice, il Papa Benedetto XV, lo stesso, quindi è lei che partecipa. E dice Meritone di Sardi, nel secondo secolo, vescovo di Sardi, Meritone diceva che Gesù è l'agnello puro, Maria è l'agnella pura. La vittima, insieme a Cristo, vittima per la nostra salvezza. E quindi, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Esulta di gioia perché c'è Gesù e Maria porta Gesù. Perché se la media di tutte le grazie di San Bernardo, tutte le grazie dal cuore di Gesù arrivano noi attraverso Maria, che l'acquedò tutte le grazie, il canale di tutte le grazie e la mediatrice. E il collo, dice San Bernardo, Maria è il collo che congiunge il capo col corpo. Cristo è il capo e la Chiesa è il corpo e Maria è il collo, è necessario, una necessità voluta da Dio, dall'eternità, uno dengo decreto, l'unica creatura immacolata, singolare privilegio, l'unica creatura. Ecco, beata colui che ha creduto all'adempimento di ciò che il Signore le ha detto al contrario di San Zaccaria, che ha avuto dei dubbi ed è stato punito diventando muto. Invece Maria ha detto, eccomi, questa è la volontà di Dio? Faccio quello che lui vuole, idudulu, eccomi, sono la serva, abbiamo visto ieri, la schiava del Signore, venga di me quello che hai detto, costi quel che costi, dice Santa Teresa Davide, ma farò quello che tu mi comandi. E questa è la grandezza di Maria, perché è stato ubbidiente ai comandamenti di Dio, alla legge di Dio. Non è che una legge fai da te come fanno alcuni, si creano delle leggi che non esistono, sono peccati gravi. I comandamenti, tutti sono obbligati a osservare i comandamenti di tutti.
perché vengono da Dio, non dagli uomini. Allora chiediamo questo alla Vergine Santa, ci affidiamo soprattutto a lei di prepararci bene a questo Santo Natale, che è lei che la mette in tutte le grazie. La liturgia ci fa ascoltare la prima lettura, che è il canto dei Candici, probabilmente di seconda tradizione, scritto dal grande Salomone, che è un poema di amore, è l'amore di Dio verso l'uomo, l'amore di Dio verso le anime, o l'amore anche intratrinitario, il padre che ama il figlio, e da questo amore ecco, c'è lo Spirito Santo, la processione dello Spirito Santo, ecco per Cantico dei Cantici, la prima lettura, perché l'anima esulta di fronte alla presenza di Gesù che sta per venire in mezzo a noi, come l'amato che incontra la persona amata. Siano lodati Gesù e Maria, sempre siano lodati. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate per te, le sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a mio Padre onnipotente. Accetta con bontà, Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia, nei posti nelle nostre mani, con la potenza, trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è donata a Maria e lei, madre di tutti gli uomini, la maternità redenta del peccato e dalla morte, sia per dono della vita nuova, dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia, in Cristo, nostro Salvatore.
Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fa vivere e santifica l'universo, e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue.
per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella testa della tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta e della gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccio in noi in offerta per i nati gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo Maria, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore, formato sul divino insegnamento, sia a morire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nella testa che si compie la beata speranza, e benché il nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen.
Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi posti, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donate pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, donami la pace. Ecco colui che toglie i peccati del mondo e anche mi ha dato la cena della mia. O Signore, non sapere se si parla la forza, ma di Corpus Nominus Jesu Christi, anima et vitam aeterna.
Divino mistero, Signore, sia per il tuo popolo continua difesa, perché nella piena obbedienza alla tua volontà ottenga in abbondanza la salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Avvisi per la notte di Natale. Ricordo che domenica 24 dicembre alle ore 9 è la Santa Messa della quarta domenica di Avvento, alle 16:30 la novena di Natale, alle 17 c'è la prima messa, la messa prefestiva del Natale, alle ore 23 l'ufficio delle letture, 23:30 il Santo Rosario e alle 24 la Santa Messa di mezzanotte. Il giorno di Natale, lunedì, alle ore 9 e alle ore 17, come sempre, la Santa Messa. Adesso estendo questa benedizione finale su tutti voi che ci state seguendo in diretta TV e in diretta sul canale YouTube o in differita, benedico le vostre case, le vostre famiglie, in modo particolare tutte le persone anziane e tutti coloro che soffrono. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Immacolata Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfidia e l'insidia del diavolo. Tu sii il nostro sostegno, che Dio eserciti su di lui il suo impero. Noi supplichevi lo preghiamo, e tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali erano nel mondo a perdizione delle anime. O Arcangelo San Michele, difendici nel combattimento, affinché non periamo nel terribile giorno del giudizio. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esauriscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e comando che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Lodate Maria, olinque fedeli, rismoni Yeah.